Mi piacerebbe infatti fare un accostamento durante 30 minuti alla intelligenza artificiale. E lo farò, un attimo Andrea, per favore, questo è il sommario, lo farò in quattro punti. Il primo è un po' parlare di una cosa della quale voi siete veramente gli specialisti, no? Cioè l'intelligenza artificiale e la sua proprietà, ma un po' parlando sul negozio delle big tech, che questi giorni specialmente è stato molto controversa, no? E secondo luogo parlerò un po' anche dall'utopia umanista, del passo dell'utopia umanista tecnologica, cioè del paradigma antropologico, antropocentrico, alla distopia della singolarità, che un po' è il tema sul quale tratto in questo libro del quale parlava prima Andrea, no? Un libro che è stato pubblicato 2 anni fa che si chiama Homo Excelsior, i limiti etici, giuridici del transumanesimo. Terzo luogo, il regolamento necessario dell'intelligenza artificiale con i principi etici e il diritto della Unione Europea e finalmente alcune conclusioni riguardo alla proposta di regolamento comunitario su intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate. Beh, inizio, no? Da quando John McCarthy coniò il termine intelligenza artificiale, come sapete, nel 1956, riferendosi alle macchine informatiche intelligenti, con senso strumentale, cioè come strumento di supporto, le cose sono cambiate così tanto che ne abbiamo fatto una lettura problematica a causa soprattutto dell'eruzione della rivoluzione 4.0 guidata dalle tecnologie NBIC, cioè la nanotecnologia, la biogenetica, la informatica e la computazione, anche la robotica e l'informatica. Chiaramente questa rivoluzione comporta, no, nuove sfide alle quali il regolamento esistente non risponde. Proprio per questo è necessario sviluppare una regolamentazione avanzata in grado di promuovere lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale e garantire uno sviluppo coerente con i valori delle Costituzioni degli Stati membri e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e del diritto internazionale. Come stabilito nella proposta della Commissione europea, della quale se ne ho parlato prima, del 28 aprile 2018, intitolata Intelligenza artificiale per l'Europa, intelligenza artificiale, cioè una definizione neutra e perciò la ho scelta, intelligenza artificiale è un termine generale che descrive una serie di diversi tipi di tecniche per far si comportare i computer in una sorta di modo intelligente. Non esiste una definizione concordata di intelligenza artificiale, questo lo sapete, ma in generale la capacità di eseguire attività senza supervisione e di imparare in modo da migliorare le prestazioni sono parti chiave dell'intelligenza artificiale. L'apprendimento automatico della intelligenza artificiale è un grande argomento e inoltre l'apprendimento automatico è un insieme di algoritmi che da soli imparano a prendere decisioni o a strutturare i dati. L'apprendimento supervisionato e non supervisionato si basa sui dati, mentre l'apprendimento di rinforzo è il luogo in cui l'algoritmo utilizza tentativi ed errori per imparare a prendere sequenze di decisioni. Insomma, l'intelligenza artificiale indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni con un certo grado di autonomia per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale, per esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale, oppure incorporare l'intelligenza artificiale in dispositivi hardware. Per esempio, in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell'Internet delle cose. Utilizziamo l'intelligenza artificiale quotidianamente, per esempio per tradurre le lingue, generare sottotitoli nel video o bloccare lo spam delle email. Molte tecnologie di intelligenza artificiale richiedono dati per migliorare le loro prestazioni. Raggiunto un buon livello di
prestazioni, esse possono contribuire a migliorare e automatizzare il processo decisionale nello stesso campo. Per esempio, un sistema di intelligenza artificiale verrà addestrato e in seguito utilizzato per rilevare gli attacchi informatici sulla base dei provenienti dal sistema o dalle reti interessate. Cosa si potrebbe dire in pochi minuti sull'intelligenza artificiale e la sua proprietà, il negozio delle Big Tech? Come ricorderete, nel suo libro The Game, pubblicato sulla casa editrice Einaudi nel 2018, Alessandro Baricco ci racconta l'evoluzione degli umani, non li chiama mai uomini, a causa della rivoluzione digitale, operata non per mezzo di idee o di sommo movimenti politici, ma mettendo loro a disposizione degli strumenti nuovi che, semplifico, li hanno costretti, tra virgole, a aggiornare talmente le loro abitudini da cambiarne anche la testa. Questi mezzi, gli strumenti informatici, sia hardware che software, si sono imposti al punto da superare per importanza le azioni che permettono di compiere. Con questo atteggiamento, l'autore Baricco, con questo atteggiamento, mostra di far sua, pur non citandola, l'affermazione coniata negli anni 60 dal sociologo canadese Marshall McLuhan, secondo cui il mezzo, come sapete, è il messaggio. The medium is the message. Il contenuto della comunicazione sarebbe, cioè, talmente condizionato dalla modalità con la quale viene trasmesso da esserne, da questo messo in secondo piano, o addirittura reso insignificante, oppure identificarsi con il mezzo stesso, in modo così stretto da non poter distinguere l'uno dall'altro. E questa situazione ci mette davanti il grande problema del rapporto tra l'intelligenza artificiale e le grandi aziende tecnologiche delle piattaforme internet come Amazon, Facebook, Google, LinkedIn e Twitter, le cosiddette Big Tech. Una volta che le Big Tech hanno accumulato dati su 3 miliardi, si calcola, di utenti, possono esportarsi in mercati completamente nuovi e battere aziende affermate che non hanno conoscenze simili. A differenza delle aziende tradizionali, le aziende nello spazio digitale non competono per la quota di mercato, competono per il mercato stesso. Possono inghiottire potenziali rivali, come ha fatto ad esempio Facebook acquistando Instagram e WhatsApp. Oggi questi colossi non detengono un enorme potere economico, ma esercitano tanto controllo sulla comunicazione politica fino al punto di creare un certo tipo di allarma sociale. Infatti, come sapete, recentemente alcuni insiders della Silicon Valley, dove nascono le tecnologie e le app del domani, hanno svelato sul documentario intitolato The Social Dilemma come le piattaforme sociali stiano riprogrammando la società, e lo fanno mettendo sotto gli occhi di tutti l'altro lato del tuo monitor. Secondo loro, il vero pericolo delle piattaforme internet non è distorcano i mercati, è che minacciano la democrazia. Ora, se mi permettete, io preferirei lasciare questa controversia etica e sociopolitica per un'altra occasione. In questa presentazione non intendo sollevare il dibattito in termini ideologici o speculativi, ma nell'studio dei problemi giuridici sollevati dall'intelligenza artificiale, dalla robotica avanzata e dalle tecnologie correlate. E sui limiti al modo di operare dei GAFA, di queste grandi aziende della tecnologia, Google, Amazon, Facebook, Apple, si potrebbe dire che l'altro grande ambito di azione politica economica delle aziende tecnologiche è la profilazione degli utenti, la raccolta di una mole gigantesca di dati che permette di prevedere e dunque di influenzare i loro comportamenti, come ha dimostrato lo scandalo di Cambridge Analytica, come ricorderete. Il problema è diventato evidente perché le aziende tecnologiche hanno usato il loro potere, grazie al trattamento dei dati personali e alla profilazione degli utenti, per interferire in campi tradizionali della politica e dell'economia come la privacy,
la libertà di scelta dei destinatari, la concorrenza delle aziende nel mercato, la responsabilità sia sugli utenti che sulle piattaforme stesse, secondo ha detto recentemente Nicoletta Corro, che era una vostra collega dell'Università Milano di Cocca, e così via. Il fatto è che i confini tradizionali tra economia e politica sono cambiati, perché l'industria digitale ha una capacità senza precedenti di influenzare i comportamenti delle persone e trarne profitto. Per impedire che questo potere possa essere abusato, servono prima di tutto contromisure economiche antitrust. Per esempio, impedire l'accentramento di attività in poche aziende e l'accumulo di dati di provenienza diversa. Se hai i dati di WhatsApp, non puoi incrociarli con quelli di Facebook o di Amazon, ad esempio. Bisogna ricordare, a mo' di esempio, che la Corte di Giustizia della Unione Europea e la Commissione hanno sanzionato Google in varie occasioni. Io farò riferimento a quattro esempi ben noti. Primo, nel maggio 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato la sentenza da cui nasce la via europea al diritto all'oblio, decidendo il caso che vedeva contrapposti la filiale spagnola di Google Spain e il garante della privacy spagnolo con il signor Costeja González. Ciò nonostante, Google non dovrà applicare il diritto all'oblio sulla scala globale. Il motore di ricerca non sarà obbligato a rimuovere i link a contenuti che alcuni utenti non vorrebbero più far vedere in nome del diritto all'oblio, fuori dell'Unione Europea, fuori del nostro spazio. Secondo, nel giugno 2017 la Commissione ha sanzionato Google con 2,42 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante come motore di ricerca, fornendo un vantaggio illegale al servizio di comparazione commerciale di Google. Terzo, nel luglio 2018 la Commissione ha multato Google per 4,34 miliardi di euro per pratiche illegali riguardanti i dispositivi mobili Android perpetrate per rafforzare il dominio del motore di ricerca di Google. E quarto, nel marzo 2019 la Commissione ha multato Google, ancora una volta, per 1,49 miliardi di euro per abuso della sua posizione dominante con la sua piattaforma AdSense nel settore della pubblicità. Andrea, se sei così gentile, per favore, puoi passare alla seconda? Questa è, cioè, dall'utopia adesso ci metteremo un po' nell'ambito della etica dell'intelligenza artificiale, no? del discorso un po' giusfilosofico su questa materia. Il progresso esponenziale dell'intelligenza artificiale sta segnando un cambiamento di paradigma tecnologico che per molti appassionati delle NPIC, acronimo, come vi dicevo prima, di nanotecnologie, biotecnologie, informatiche e scienze cognitive, apre un mondo di possibilità inimmaginabili. Non solo i profeti di questa inarrestabile rivoluzione dell'intelligenza artificiale come Raymond Kurzweil, Marvin Minsky o Hans Moravec, ma anche celebrità globali come Garry Kasparov, hanno recentemente dichiarato quanto siano eccitati alla schiusa di macchine superintelligenti, convinti che condurranno la nostra vita mentale verso una maggiore creatività, curiosità, bellezza e felicità. Tra le previsioni più ottimistiche sullo splendido futuro delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e l'uso dei big data evidenzia soprattutto quella del già citato Raymond Kurzweil, che, fedele alla sua vocazione a fare profezie con impatto mediatico, che lo hanno portato ad essere intervistato frequentemente sui principali canali televisivi americani, ha affermato che entro il 2030 una macchina supererà il test di Turing e raggiungerà il livello AGI, intelligenza generale artificiale. Cioè, il momento della singolarità, che corrisponde così al livello di intelligenza umana. Questo ingegnere di Google ha anche fatto gli auguri che nel 2045 la ASI, cioè la Artificial Superintelligence,
abbinata a NBIC, possa essere collocata in un punto di non ritorno dove supererà l'intelligenza umana. Si conseguirà e raggiungerà obiettivi ormai considerati ideali utopici e irraggiungibili per l'umanità, come la eradicazione della fame, della povertà, della guerra e persino della immortalità. Tuttavia, da un punto di vista scettico delle infinite possibilità della tecnologia, alcuni autori hanno richiamato l'attenzione sulle terribili conseguenze su cui questi approcci scientifici, così estranei all'etica, possono condurci, cioè una intelligenza artificiale senza coscienza. In totale armonia con Hans Jonas, probabilmente uno dei pensatori più importanti della filosofia morale del XX secolo, Sigmund Bauman rileva l'esistenza di una frattura che separa due scogliere, da un lato tecnica e scienza, di un altro l'etica. Avendo dimostrato la impossibilità di costruire un ponte sull'abisso insalvabile tra tecnologia ed etica, nella misura in cui, come sosteneva Jacques Ellul dai tempi di Max Weber, il rapporto tra scopi e media è stato invertito e strumentalizzato, l'effetto più importante del progresso della tecnologia, della distanza, telerilevamento e automazione, può essere il rilascio, leggo testuale, il rilascio progressivo e forse inarrestabile delle nostre azioni dai loro limiti morali. Questo dice Bauman in un libro collettivo con Lyon. Nell'ultimo libro di Ulrich Beck, un saggio postumo pubblicato con il titolo La metamorfosi del mondo, il sociologo e filosofo tedesco ha avvertito del pericolo per la società del rischio globale, l'ottimismo infondato di quelli che chiama i nuovi crociati della fede tecnologica. Questo ottimismo deterministico nelle nuove tecnologie è spesso presentato come un progetto postumanista che rompe con il paradigma della tradizione umanista e cosmopolita in cui nasce la cultura dei diritti umani e del diritto internazionale. Passiamo al terzo punto, Andrea, per favore. Il regolamento necessario dall'intelligenza artificiale con i principi etici e il diritto dell'Unione Europea, visto la importanza della etica e del diritto nel regolamento dell'intelligenza artificiale. Riguardo alle implicazioni etiche e giuridiche dell'intelligenza artificiale, i legislatori della Unione Europea stanno riflettendo, come sapete, su come legiferare al meglio sull'uso delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, cercando di massimizzare le opportunità di cittadini dell'Unione Europea di beneficiare di tali tecnologie e nel contempo di limitare i suoi rischi. Le istituzioni europee sono consapevoli del fatto che l'intelligenza artificiale è una tecnologia promettente che combina tecniche di apprendimento automatico, robotica e sistemi decisionali automatizzati. Infatti, si prevede che le applicazioni di intelligenza artificiale avranno numerose ripercussioni positive sulla società e l'economia, per esempio nei settori sanitario per combattere le pandemie, come avete detto prima, o nel settore dei trasporti per guidare veicoli autonomi. Nel contempo, le caratteristiche dell'intelligenza artificiale, tra cui la opacità operativa, effetto scatola nera, come voi dite in Italia, e un comportamento parzialmente autonomo, comportano una serie di rischi potenziali per i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea. Ad esempio, un processo decisionale parziale e discriminazioni, che possono avere conseguenze negative, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione della legge e la sicurezza e responsabilità dei prodotti. In tale contesto, i legislatori della Unione Europea stanno valutando come promuovere e regolamentare l'intelligenza artificiale. Riguardo la Commissione, alla quale si è citato prima, dalla dottora Stefanelli, su questo punto la Commissione, come sapete, intende sviluppare un approccio antropocentrico. Attenzione a questa parola, la sottolineo, antropocentrico all'intelligenza artificiale. Un approccio antropocentrico che rispetti i valori e i principi europei. Nel 2019 la Commissione ha pubblicato orientamenti etici non vincolanti per l'intelligenza artificiale
cioè soft law, che stabiliscono sette requisiti fondamentali che gli sviluppatori dell'intelligenza artificiale dovrebbero rispettare, ossia l'intervento e la supervisione umani, la solidità e la sicurezza tecnica, la vita privata e la governance dei dati, la trasparenza, la diversità, la non discriminazione e l'equità, il benessere della società e dell'ambiente e le responsabilità. Inoltre, nel libro bianco pubblicato nel 2020, per me come una fattispecie di carta magna dell'intelligenza artificiale in Europa, la Commissione sottolinea la necessità di evitare una frammentazione degli approcci nazionali e di sostenere lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale in tutta l'economia dell'Unione Europea e prepara il terreno per future proposte legislative. La Commissione ha tenuto una consultazione pubblica, come sapete anche, alcuni mesi fa, sul libro bianco, tra febbraio e giugno dell'anno scorso, del 2020. Le parti interessate del settore pubblico e privato sostengono ampiamente la revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e delle norme nazionali in materia di responsabilità, al fine di coprire i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e garantire risarcimento in caso di danni. Inoltre, l'opinione secondo cui è necessario un nuovo quadro normativo per l'intelligenza artificiale che integri la legislazione applicabile, ad esempio i regimi in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati e vita privata, è ampiamente condivisa. Una questione fondamentale per i legislatori europei consiste nello stabilire criteri chiari per distinguere l'applicazione di intelligenza artificiale a basso rischio e quelle ad alto rischio. La Commissione propone un approccio basato sul rischio, secondo cui una determinata applicazione di intelligenza artificiale dovrebbe essere considerata ad alto rischio se sia il settore interessato, ad esempio il settore sanitario, sia l'uso previsto comportano un rischio significativo, ad esempio lesioni, decesso. Inoltre, alcune applicazioni di intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento biometrico, sarebbe sempre considerate ad alto rischio anche. Tuttavia, l'approccio della Commissione è controverso. Alcuni esperti sottolineano che la definizione di alto rischio deve essere chiarita, mentre altri dubitano della fattibilità di una chiara distinzione tra applicazione a basso rischio e ad alto rischio, sulla base del rischio previsto di determinate tecnologie, e suggeriscono invece di adottare un approccio basato sulla gestione del rischio, in cui la parte maggiormente in grado di controllare o attuare i rischi sarebbe considerata giuridicamente responsabile. Riguardo il Parlamento, da parte sua, il Parlamento ha già approvato una serie di relazioni di iniziativa legislativa nel settore di intelligenza artificiale, per esempio sulla norma di diritto civile sulla robotica. Il Parlamento ha inoltre istituito una nuova commissione speciale sulla intelligenza artificiale in un'era digitale, la cosiddetta AIDA. La commissione IURI ha approvato tre relazioni sulla intelligenza artificiale. Il 1 ottobre 2020, sulle quali raccomanda, tra l'altro, alla commissione di, primo, istituire un quadro giuridico europeo di principi etici completo e adeguato alle esigenze future per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi software, algoritmi e dati nella Unione. La Commissione dovrebbe inoltre integrare nella sua prossima legislazione una serie di principi guida in materia di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate ad alto rischio, tra cui la sorveglianza umana, la trasparenza, la responsabilità, l'assenza di distorsioni e di discriminazioni, la responsabilità sociale e la parità di genere, la sostenibilità ambientale e aspetti inerenti alla privacy. Il diritto dell'Unione Europea dovrebbe inoltre imporre una serie di requisiti sulle tecnologie ad alto rischio, ossia le tecnologie che comportano un rischio significativo di causare lesioni o danni e violano i diritti fondamentali e le norme di sicurezza dell'Unione Europea. Inoltre, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti comuni in materia e redigere
un elenco di settori ad alto rischio, ad esempio occupazione, settore sanitario, e usi ad alto rischio, ad esempio assunzione, guida automatizzata, processi elettorali, che dovrebbero servire a individuare le tecnologie di intelligenza artificiale ad alto rischio soggette a una valutazione di conformità. Il Parlamento europeo propone che le autorità nazionali rilascino un certificato europeo di conformità etica qualora tale tecnologie rispettino principi guida comuni, anche per quanto riguarda la sicurezza e il diritto di ricorso. In secondo luogo, il secondo punto sarebbe il regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale, l'adozione di un quadro giuridico orizzontale e armonizzato per le azioni di responsabilità civile, con un nuovo regolamento che elenchi i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e i settori critici in cui sono utilizzati. In questo senso, la Commissione, assistita dal Comitato Tecnico Permanente per i Sistemi di Intelligenza Artificiale ad Alto Rischio, dovrebbe riesaminare e modificare tale elenco ogni 6 mesi, se necessario, mediante un atto delegato. Ancora di più, la relazione propone che gli operatori di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio siano soggetti alla responsabilità oggettiva in caso di eventuali danni o pregiudizi causati da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato dal sistema di intelligenza artificiale e siano soggetti a un regime assicurativo obbligatorio. Analogamente, la responsabilità oggettiva si applicerebbe ai sistemi di intelligenza artificiale che causano incidenti ripetuti che producono gravi danni o pregiudizi, anche quelli non classificati come ad alto rischio. I sistemi di intelligenza artificiale non inseriti tra quelli ad alto rischio rimarrebbero soggetti in linea di principio a un regime di responsabilità per colpa, a meno che non siano in vigore normative nazionali e una legislazione in materia di protezione dei consumatori più rigorose. Il nuovo regime di responsabilità civile dovrebbe coprire il danno alla vita, alla salute, all'integrità fisica e al patrimonio e il danno immateriale significativo che causa una perdita economica verificabile. Il diritto dell'Unione Europea dovrebbe stabilire l'importo e l'entità del risarcimento, nonché i termini di prescrizione per intentare un'azione legale per responsabilità civile. Si dovrebbe valutare la necessità di modificare in parallelo la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il terzo punto sarebbe, infine, la relazione del Parlamento che raccomanda, tra l'altro, alla Commissione di effettuare una valutazione di impatto sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie correlate nell'ambito dell'attuale sistema del diritto dei brevetti, protezione dei marchi e dei disegni e modelli, diritto d'autore e diritti connessi, compresa la protezione giuridica delle banche dei dati e dei programmi informatici e i segreti commerciali. Se necessario, si dovrà procedere alla modifica della legislazione dell'Unione Europea in questo caso. La Commissione dovrebbe sostenere la normazione che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella diffusione di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e di tecnologie correlate e creare uno spazio europeo dei dati equilibrato per promuovere il libero flusso, l'accesso, l'utilizzo e la condivisione dei dati, tutelando nel contempo i DPI e i segreti commerciali. Fernando, riesci a concludere che stiamo un po' sforando con i tempi, purtroppo? Vorrei concludere e condividere con voi 4 conclusioni. La risoluzione 2020/2012 del 20 ottobre, adottata dal Parlamento europeo, è una risoluzione con una proposta di regolamento comunitario, questo lo sapete, riguardante gli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate. In relazione con questo regolamento si potrebbero trarre almeno 4 conclusioni, secondo me. 4, no? Non sono tutte, no? Ma 4 almeno. Prima, il terzo criterio di questo regolamento, di questo progetto,
fa riferimento alla gravità dei possibili danni o lesioni causati, no? Stabilito dall'articolo 14, nel valutare se una tecnologia di intelligenza artificiale sia ad alto rischio o meno. Dovrebbe essere più concreto, secondo me. Almeno con l'inclusione dei sottocriteri di cui, considerando 11, che dice letteralmente l'entità del danno potenziale, il numero di persone colpite, il valore totale del danno causato e il danno alla società nel suo complesso. Seconda, all'articolo 7, che definisce il tipo di intervento umano richiesto per una intelligenza artificiale ad alto rischio, il criterio qualitativo e significativo dovrebbe essere aggiunto alla garanzia di supervisione umana integrale, che dice letteralmente. E inoltre è necessario uno sviluppo teorico, secondo me, più profondo affinché questo concetto fornisca la necessaria certezza del diritto. Terza, la definizione data all'articolo 4, paragrafo L, è molto limitata nel comprendere cosa si intende per pregiudizio nel contesto dell'intelligenza artificiale. Ci vuole una definizione che combini la dimensione statistica ed etica delle distorsioni, come quella basata ad esempio sul testo di Hildebrand, in un articolo che si intitola The Issue of Bias, nel quale si propone questo Hildebrand la seguente definizione di pregiudizio: qualsiasi definizione o rappresentazione statistica che riconfigura la distribuzione dei beni, dei servizi, dei rischi e delle opportunità di una o più persone fisico-giuridiche. E infine, finisco anche Andrea, è difficile immaginare fino a che punto l'autorità di vigilanza saranno in grado di rafforzare il rispetto dei principi etici stabiliti nella proposta senza un adeguato regime sanzionatorio a cui andare in caso di inosservanza. La conformità normativa dovrebbe essere la priorità per le tecnologie che concordiamo di qualificare come un rischio elevato per gli individui e la nostra società nel suo complesso. Vi ringrazio molto l'attenzione.